Buongiorno dalla sede di Castel Rocca Bruna. Oggi siamo in compagnia di una persona molto 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 importante nell'ambito dei canali YouTube, molto seguiti anche da alcuni amici del canale stesso della scuola di filosofia, e cioè il dottor Elia Menta, che oggi eccezionalmente passa dalle vesti di intervistatore a quelle di intervistato. Carissimo Elia, come al solito, come da prassi, per la scuola filosofica di Fornace, per le interviste ai relatori esterni, sei sulla poltrona del sindaco, quindi una poltrona che ti dà una certa autorevolezza, Infatti diciamo la pure. sento, mi arriva proprio da sotto questa autorità, non arriva dall'alto, in questo momento mi arriva da sotto. Esatto, Elia. E anche da costrizione, diciamo, volendo. Ascolta, io volevo farti una domanda iniziale molto molto semplice, che però si può sviluppare in molteplici punti. Elia, stasera sappiamo che terrai una conferenza sulla vera natura della crisi economica. La conferenza è stata anche intitolata in maniera provocatoria L'illusione della moneta, L'incantesimo era un l'incantesimo della moneta, chiedo scusa. E sì. prima domanda, Elia, che cosa sei venuto fare a Fornace? Perché questa conferenza? Questa è una domanda che mi fa molto piacere che mi sia stata rivolta, perché una volta ero molto più attivo, tenevo molto più conferenze, poi mi sono un po' ritirato, diciamo. Stasera sono qua, innanzitutto perché me l'hai chiesto, ma sono qua anche per un'altra ragione, perché so che c'è un pubblico interessato, un pubblico che su certi argomenti assolutamente importanti è già orientato. Detto diversamente, non avrei tenuto una conferenza se non avessi saputo che la prevalenza del pubblico è cattolica. Non tengo più conferenze in ambienti diversi. L'altro motivo per cui sono qui è che vorrei dire una volta per tutte in maniera chiarissima, poi vediamo se ci riesco, ma l'intenzione c'è, che noi abbiamo un nemico, dobbiamo identificarlo, dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscere le armi che usa e soprattutto che cosa ci sta portando via da tanti punti di vista. Ecco, su queste cose vorrei essere chiaro. Qualcuno potrebbe dire: ma cosa c'entra questo con la moneta? E beh, c'entra e come? Perché la moneta è uno strumento che viene usato contro di noi per ridurci nello stato in cui siamo. Ma Elia, ascolta subito questo concetto, la moneta strumento. Ma la moneta strumento, moneta fine, cosa vuol dire che la moneta è uno strumento? Esattamente strumento di che? Ma lo strumento è un qualcosa che utilizziamo per fare un qualcos'altro, giusto? La moneta viene utilizzata come strumento, cioè voglio dire, il fine ultimo non è solamente depredarci della nostra ricchezza, come qualcuno pensa, ma c'è anche del vero, ma non è solo questo. Noi siamo denudati, ci hanno portato via una civiltà, ci stanno portando via una civiltà, ed è su questo che dobbiamo ragionare, è di questo che dobbiamo essere consapevoli. Non si tratta solamente di aspetti materiali, ma si tratta anche di altri aspetti che a mio avviso sono molto molto importanti, anzi se possibile ancora di più, ancora più importanti degli aspetti materiali, non sminuendo comunque l'importanza degli aspetti materiali, ovviamente. Egli, poc'anzi hai detto, ci stanno portando via una civiltà, io aggiungo anche ci stanno portando via una cultura, ci stanno portando via la vita stessa. Certo. Ma chi ci sta portando via e soprattutto in che modo lo sta facendo? Così entriamo anche un po' nel vivo del tema dell'incantesimo della moneta. Chi e in che modo? Ma E noi abbiamo. più che altro Elia ci interessa in quale modo, perché poi chi non sappiamo Ma tutto tutto. guarda, in quale modo? I modi sono tanti. I modi sono tanti. Questa sera ne accennerò ovviamente solamente ad alcuni, darò così un'idea di massima. Ma per esempio, nel momento in cui tu porti via da qualsiasi disciplina umana, porti via la morale o cambi la morale, tu riesci a portare via tutto. Noi abbiamo una politica che è priva di aspetti metafisici, per esempio. La politica deve avere degli aspetti metafisici. Nel momento in cui noi abbiamo una politica priva di morale, abbiamo un diritto privo di morale, abbiamo un'economia priva di morale, no, possono farci quello che vogliono. Ed è quello che stanno facendo. Chi lo sta facendo? Beh, insomma, vengono chiamati poteri forti,
usare il nome potere forte per non dire esattamente chi sono. Spesso chi usa questo termine perché non intende dire chi sono. Non è questa la sede, ma certamente, voglio dire, questo è un nemico che arriva da molto lontano, un nemico che ha operato a livello filosofico, ha operato a livello di rivoluzioni, ha operato a livello politico. Addirittura un bellissimo libro che io ho letto di recente, La Rivoluzione, Monsignor de Segur nel 1800 diceva: la legge sarà onnipotente, disciplinerà ogni aspetto della vostra vita. Per legge intendeva ovviamente il diritto positivo. Il diritto positivo è la nostra rovina, se il diritto positivo non è ancorato al diritto naturale, se non è ancorato al diritto divino. Le rivoluzioni hanno proprio fatto questo, hanno sganciato, staccato, separato, tagliato il diritto naturale, il diritto divino dal diritto positivo, rendendo il diritto positivo un diritto onnipotente che può stabilire qualsiasi cosa. E qui Elia ci aiuta tantissimo la filosofia di San Tommaso d'Aquino, che io non ho mai timore di definire come il filosofo più grande dell'Italia e forse dell'Europa e persino direi anche del pianeta intero, per veramente la fecondità di idee che si possono portare avanti ancora oggi e applicare non solo nel campo della teologia ma della scienza, della politica stessa. Leggere ad esempio il tema del principe, il tema del corretto governo. Certo. E a questo proposito San Tommaso ci spiega in modo chiaro, ma questa è la dottrina cattolica anzitutto, ci sono delle leggi di natura, possiamo girarci intorno finché vogliamo, ma ci sono delle leggi di natura alle quali le leggi umane / positive devono uniformarsi, certo, chiarendo qualche dettaglio in più, questo è ovvio, certo. Devono concretizzarsi anche attraverso certo. Istituzioni. Certo. Certo. Ma io ti volevo chiedere, Elia, una legge di natura in economia, esattamente quale deve essere? Quella che l'uomo deve essere il centro, quella che l'economia deve essere uno strumento? Cioè, in che senso oggi, come hai detto tu, viene a mancare la morale in economia? Ma innanzitutto non si persegue realmente il bene comune. Nelle nostre società si privilegiano pochi e si penalizza totalmente la massa. Per me una società politica deve perseguire il bene comune e permettere comunque all'interno di questo fine fare in modo che gli individui, cioè le persone, possano tirar fuori i loro talenti, perché questa è una società, la nostra, che ha ammazzato totalmente il talento. Qualcuno mi diceva: è una società che ti fa scoppiare dentro, che ti fa sentire un perdente, che ti fa sentire una nullità, che prima ancora di depredarti materialmente ti uccide dentro. Ecco, la società giusta è una società che persegue il fine, il bene comune, ma dà anche l'opportunità ai singoli di tirar fuori i loro talenti nel benessere della società, ovviamente, perché non ci può essere lo sviluppo di un qualcosa di individuale che vada contro il bene collettivo. Questo è qualcosa che, a mio avviso, deve essere chiarissimo. Ecco, Elia, qua possiamo anche tirare in ballo alcuni concetti. Ma tu mi stai facendo domande che richiederebbero sì, ma qua si ore e ore di approfondimento. Quindi... Certo, si tratta di avere solo qualche input in funzione, certo, appunto. Certo, lo capisco. Una sorta di compendio alla conferenza, certo. Diciamo così. Dicevo, si possono tirare in ballo idee, concetti, persino autori importantissimi della filosofia. Ad esempio mi viene in mente Platone. Con Platone non posso essere affatto d'accordo su tutta la sua filosofia, però c'è un passaggio c'è un passaggio laddove Platone ci spiega chiaramente che democrazia è uguale a demagogia. Non esiste il livellamento assoluto dei ruoli, cioè ogni uomo nasce con dei ruoli. Lui lo spiegava alla maniera sua, lo sappiamo, e non c'è bisogno di entrare in dettaglio. Il cristianesimo, con la parabola dei talenti, che è una delle parabole più belle, dico proprio non solo pregnanti, ma belle anche di tutti i Vangeli, ci insegna che Dio ci ha fatto nascere con alcuni talenti e noi dobbiamo trovare modo di farli maturare. Anzi, chi ha dei talenti e per pigrizia o accidia non li fa fruttare, sarà persino punito dal sovrano, che in questo caso ovviamente è la figura di Gesù, che al termine della vita ci viene a chiedere conto. Ma a parte Platone, non possiamo non pensare all'immancabile figura che tu stesso stasera citerai, anzi più che citerai, cioè
Giacinto Auriti. Certo. Per Giacinto Auriti il concetto di società organica era fondamentale, laddove la società organica si basa, deve basarsi sul concetto di proprietà popolare della moneta o, se vogliamo, moneta proprietà di popolo. Ma adesso io volevo farti una domanda. Sì, sul concetto popolare di moneta poi ne possiamo parlare, perché dobbiamo intenderci. Infatti io volevo proprio chiederti, cosa vuol dire, Elia, che la moneta deve essere proprietà del popolo? Ma guarda, sostanzialmente vuol dire che non deve essere una moneta gravata da debito. Poi stasera ne parleremo ampiamente, perché tutta la moneta che attualmente viene emessa, sia cartacea, sia scritturale, è moneta debito. Ne parleremo ampiamente stasera, non rifarei in questa sede la conferenza. Sostanzialmente vuol dire che emette una moneta che non sia una moneta debito. Punto. Punto. Cioè, la moneta che viene emessa non crea debito. È un concetto che sembra di poca importanza, ma in realtà poi vedremo stasera che è di importanza fondamentale. È di un'importanza fondamentale. Attraverso una moneta che non sia una moneta debito, ovviamente lo Stato non si indebita, non indebita i cittadini e può realmente perseguire il bene comune. Attraverso una serie di iniziative, per esempio il modo stesso di mettere moneta all'interno di quello che oggi viene definito mercato, ma io direi all'interno della collettività, ci sono tanti modi per orientare la società in una certa direzione, per fare una politica realmente di giustizia e di perseguire dei fini che vale la pena perseguire e non altri che invece non è proprio il caso di perseguire perché nuociono semplicemente alla società. E potremmo fare un sacco di esempi, ovviamente. Ma io a questo punto vorrei farti una domanda, non direi provocatoria perché non è così, però di chiarimento, poiché tu hai avuto modo di intervistare molte persone della scuola auritiana, hai parlato anche spesso con Silvano Borruso, che abbiamo avuto ospite presso la scuola di filosofia, e presso qualche ambiente, adesso non importa entrare nel dettaglio, non ci interessa francamente, certo, a noi interessano le idee in questa sede, c'è una paura secondo la quale la filosofia o il pensiero di Auriti, di Giacinto Auriti, sulla proprietà di popolo della moneta e il concetto espresso da Silvano Borruso sulla moneta proprietà del portatore non dotata di riserva di valore o non avente anche riserva di valore sarebbero inconciliabili. Tu stesso oggi giustamente a pranzo citavi il fatto che anche in quel breve esperimento che fu, io posso dire, anche glorioso, dai, diciamolo pure, del SIMEC, che durò poco e venne bloccato, anche qua non interessano i dettagli, qualcuno cominciò a capitalizzare e a dare origine all'usura stessa anche nell'ambito del SIMEC, che era quanto di più lontano Auriti volesse, anzi, nasceva proprio in funzione di opporsi a questa. Questa è una bella domanda che mi mette anche in imbarazzo, sinceramente, però rispondo. Sì, oggi a pranzo parlavamo e io ti dicevo che si è cercato di mettere insieme, perché sono assolutamente, a mio avviso, compatibili, qualcuno dice di no, ma sbagliando, a mio avviso, ciò che di positivo c'è in Gesellè e ciò che di positivo tantissimo c'è in Auriti. Allora, io sono un grandissimo estimatore di Auriti, questo ci tengo a dire, ma devo anche dire che Gesell ha visto lungo per quanto riguarda una serie di aspetti. Facciamo degli esempi, tanto per essere chiaro. Allora, ci fu in Germania quel sindaco dal nome impronunciabile, Guggenberger, okay, che emise questa moneta comunale. I Freigeld. Sì, emise questa moneta comunale che aveva comunque una caratteristica. Diciamo che era deperibile, per usare un termine, era a scadenza ogni mese, tu perdevi un tot se la tesaurizzavi, cioè se la tenevi ferma. Questo esperimento funzionò benissimo e caratteristiche erano, lo emette un'autorità che è il comune e deperibile, i risultati li conosciamo, furono risultati assolutamente strabilianti e fu fermato dalle banche. Auriti, grandissimo personaggio, grandissimo coraggio, grandissima tenacia, un uomo veramente degno di tale nome, probabilmente non riuscì a coinvolgere nessuna autorità e fu lui direttamente ad emettere il SIMEC. Quindi il SIMEC non aveva un'autorità alle spalle, cioè non poteva, col SIMEC tu non potevi pagarci le tasse comunali. Questo è già un qualcosa in meno rispetto all'esperimento, all'altro esperimento di cui parlavamo. Ma c'è di più, non ci sono notizie
per quanto riguarda il primo esperimento, di tesaurizzazione, perché non c'era interesse a tesaurizzarlo, tu perdevi se non facevi circolare con la moneta. Invece ci sono notizie di tesaurizzazione, diciamo così, cioè qualcuno che tratteneva il SIME e che poi rivenderlo. Quello è il modo in cui si crea l'usura, esattamente quello. Cioè trattare la moneta come merce e venderla come merce. Questa è l'usura sostanzialmente. Quindi con Silvano, dopo averci riflettuto a lungo e anche attraverso delle intuizioni, dopo che appunto eravamo stati ad un incontro con i tanti amici auritiani che ho e che anche Silvano, già durante il viaggio io lucubravo un po', insomma c'erano dei pensieri che vagavano per la testa ma non riuscivo a fermarli, a metterli ordinati. Il giorno dopo mi svegliai con questa intuizione, ne parlammo con Silvano e Silvano disse: perfetto, è un'intuizione giusta, la moneta non può avere una doppia funzione. Non può avere la funzione di mezzo di scambio e di pagamento e riserva di valore, perché immancabilmente con la riserva di valore si crea l'usura. È questo che stiamo dicendo. Quindi, per risolvere i nostri problemi, che cosa dovremmo fare? Semplicemente avere una moneta che non è riserva di valore. Nel momento in cui non è riserva di valore, è nostra. Ma, ripeto, questo concetto richiederebbe un po' di approfondimento. Diciamo che lancio ancora una volta, in precedenza l'abbiamo fatto con Silvano, questa riflessione non è una provocazione, io non intendo provocare, intendo far riflettere. Per caso, e ti facevo leggere questa prima pagina di un libro che avevo anche sottovalutato, in questa prima pagina di questo libro l'autore dice: se il denaro fosse come l'energia elettrica, cioè ci arrivano ma non possiamo accumularla, nel momento in cui ci arriva e non possiamo accumularla vuol dire che circola liberamente, che è quello che deve fare il denaro, deve circolare, non deve essere accumulato. Io amerei insomma anche un po' ricordare agli spettatori del canale, o meglio a coloro che guarderanno l'intervista, anticipare il fatto che a giugno uscirà il notiziario comunale del paese di Fornace, che si chiama Fornace Notizie. Chi vorrà potrà richiedermene personalmente copia scrivendomi. L'indirizzo mio email è mauro.stenico@yahoo.it, nel quale comparirà un coraggiosissimo articolo di Silvano Borruso dedicato all'economia locale e precisamente al tema della pietra naturale del porfido, che magari fuori Trentino poco dirà ai più, ma da noi ha fatto veramente la storia dell'economia locale, ed è intitolato Eptarchia Porfirica. Qui in provincia di Trento sono 7 i comuni del porfido, Fornace ne fa parte, e Silvano propone appunto, come in via provocatoria, dai, diciamolo pure, perché nella pratica sarà difficile che qualcuno dia retta, sebbene io sarei disposto a farlo subito, almeno a tentare, però ci sono anche altri colleghi che dovrebbero entrare in gioco, l'esperimento dell'emissione appunto di una moneta comunale, sebbene il termine vada preso molto con le pinze e quindi direi proprio di un valore comunale, chiamiamolo così, poco importa. Appunto, sì, di un valore comunale, valore preferisco comunale. Valore comunale. Esatto, valore comunale simile ai Freigeld di Michael Unterhugenberger, che ricordiamo fu il sindaco di Wörgl. No, è impronunciabile sinceramente per me, quindi da buon terrone. Ecco, e ripeto, vale la pena leggerlo, quindi io non voglio entrare in dettaglio, lascio eventualmente a chi è interessato l'onere di contattarmi per averne una copia. Comunque, al di là di questo, Elia, parlavamo anche a mezzogiorno del discorso delle soluzioni. Adesso io non voglio farti la domanda quali soluzioni ci siano, perché è una domanda retorica. Tu mi dicevi, e sei convinto di questo, me l'hai confermato, che il vero problema, prima delle soluzioni, che ce ne sono a migliaia, volendo, certo, a decine, dai, forse. E anche semplici. E anche semplici. Certo. Detto, la prima roba che già ci frega, perché la soluzione c'è, è il fatto che siamo totalmente disuniti, siamo individualizzati, non abbiamo forza. Sì, anche questo voglio dire, lo volevo dire da tempo, probabilmente lo si sa, però intendo dirlo in maniera molto chiara. Il nostro problema non sono le soluzioni tecniche, perché ce ne sono tantissime, e alcune veramente molto semplici. Il nostro problema è la forza per imporre queste soluzioni. A noi manca la forza. Manca la forza perché non è, probabilmente non sappiamo unirci,
non riusciamo a creare un'organizzazione per tanti virus mentali che ci hanno messo in testa. Noi non sappiamo più neanche cos'è un'organizzazione. Noi aborriamo le gerarchie, ma senza una gerarchia non c'è un'organizzazione. Noi non riusciamo a mettere in piedi dei programmi, ma non programmi quelli politici. Programmi significa una serie di azioni da portare avanti nel tempo e anche chi le porta avanti, cioè distribuire un po' le responsabilità. Non siamo capaci di fare queste cose e non siamo capaci di comunicare. Noi siamo assolutamente incapaci di comunicare. Per comunicare intendo creare occasioni, creare strumenti, avere qualcosa da dire e dirlo nel modo giusto, sapere quali sono le priorità, per esempio, da comunicare. Invece facciamo un gran calderone, l'importante è dire qualcosa. Ecco, questo è un grande errore. I nostri nemici non fanno così. I nostri nemici sono molto organizzati. Naturalmente loro hanno una gerarchia e la rispettano, e potremmo fare chissà quanti esempi. Noi invece no, siamo tutti dei liberi pensatori, e uso naturalmente in senso negativo questo nome che sto dando. Io ci ho provato, sinceramente, ci ho provato negli anni, mi sono fatto tanta strada, ho incontrato tantissime persone, poi ho gettato la spugna, perché a un certo punto dici o qua qualcosa cambia o se no è tutto tempo perso, e per certi aspetti in realtà ho perso tantissimo tempo. Quindi stasera dicevi perché sono qua anche per questo, perché mi ritrovo in un contesto cattolico, mi ritrovo in una scuola di filosofia. La filosofia è importantissima, perché questi signori ci hanno battuto anche sul piano della filosofia, non perché hanno una filosofia migliore, ma perché sono riusciti ad imporla. Ci hanno battuto da tutti i punti di vista, quindi stasera è come dire: io sono qui perché trovo quello che vorrei trovare in giro. C'è un credo ancora cattolico, una scuola di filosofia, quindi persone abituate già a pensare, quindi l'uso della ragione, perché spesso ci si trova in contesti in cui l'uso della ragione, qualcuno si offenderà, purtroppo, ma questo mi dispiace, non è il caso di offendersi, la si prende invece come stimolo. Quindi si è perso addirittura l'uso della ragione. L'altro giorno parlavo al telefono con un amico, il quale mi diceva: la libertà di ciascuno di noi finisce dove comincia quella degli altri. Questa sembra una bella affermazione, in realtà è un'affermazione tutt'altro che bella, ma non è il caso. Per dire in che modo ci hanno completamente lavato il cervello e ci hanno tolto l'uso della razionalità. Quindi ben vengano le occasioni con testi cattolici, con persone che hanno voglia veramente di capire, anche l'umiltà, perché molte volte da parte nostra ci vuole molta umiltà. E io nel conoscere tante persone, nell'approcciarmi a loro, francamente ritengo di essere stato molto umile, altrimenti non avrei appreso assolutamente niente. Sono stato fortunato perché nella mia vita ho incontrato persone che mi hanno anche dedicato del tempo, che ci hanno messo anche dell'impegno. Io desidero ringraziare anche Silvano, l'amicizia con Silvano è stata qualcosa di estremamente importante. Silvano è una persona molto molto umile, una conoscenza straordinaria che non sempre tira fuori perché non c'è nemmeno l'occasione, ma non ringrazio solo Silvano, ringrazio tantissime altre persone. Ringrazio, anche se non è più tra noi, Nando Ioppolo, che ci ha consegnato un patrimonio in un'intervista di 2 ore circa fatta, ma ringrazio anche poi chi su altre cose mi ha aperto gli occhi ancora di più. Sto parlando dell'Istituto Madre Boni Consiglio, ovviamente, a cui devo tantissimo, a cui sono affezionato in una maniera profondissima e che ritengo oggi forse l'unica roccaforte ormai cattolica che ci è rimasta. Elia, io ti ringrazio anche per questa tua confessione, si va sul personale, ma d'altro canto siamo anche abituati a delle prese di posizione. Ne abbiamo vista ad esempio una tua coraggiosissima quando pubblicasti sul tuo canale, insomma,
da piccola dichiarazione intitolata Ebbene sì, sono cattolico, anzi sono un cattolico, e nella quale in pochi minuti dicesti anche che questo, per una semplice immagine di Gesù buon pastore, una semplice immagine, ti costò anche tante cancellazioni dal canale, ma che tu giustamente non te ne saresti preoccupato, in quanto siamo chiamati anche a dare una testimonianza, ma non solo in privato, bensì anche in pubblico, della cattolicità. Quindi ritengo che anche prese di posizione pubbliche in conferenze siano fondamentali. Certo, la filosofia cambia il mondo, anzi, chi dice che la filosofia è un mero speculare non ha capito alcunché della filosofia, non sa cosa sia filosofia. Silvano Borruso spiegava, riprendendo da San Tommaso d'Aquino, che è vero che filosofia etimologicamente è uguale a amore per la sapienza, laddove sapienza significa ordinare, esatto, rettamente, esatto, rettamente. Esatto, e oggi noi, esatto, non stiamo ordinando rettamente nulla, né nel rapporto sociale né nei rapporti economici. Io però volevo anche fare una brevissima considerazione. Stiamo combattendo delle battaglie grandi, non è detto che vinceremo, me lo dicevi anche tu e ne siamo convinti, però come mi diceva un amico, alcune battaglie si vincono anche se si perdono umanamente. Alcune battaglie si vincono nel senso che si dà almeno una testimonianza, nel senso che non si cede. E tu stesso oggi ricordavi che almeno dobbiamo cercare di farle con la speranza di vincere, giusto? Sì, questa è una battaglia doverosa che dobbiamo condurre, cioè non ci possiamo sottrarre, è una battaglia troppo importante. Ovviamente la vittoria non dipende da noi, ma il partecipare vi dipende da noi. Quindi la vittoria in questa battaglia è già partecipare a questa battaglia, non è una frase fatta, io la sento profondamente questa. Poi mi rendo conto che non abbiamo i mezzi, perché questa battaglia è da troppo tempo che è stata portata avanti, il nemico ha conquistato terreno su terreno man mano che si andava avanti nei secoli. Noi non credo che abbiamo la possibilità concreta ad oggi, e parlo ad oggi, di vincere questa battaglia. Possiamo solo sperare di avere l'aiuto dall'alto per vincerla, perché se ci arriva l'aiuto dall'alto possiamo anche vincere questa battaglia. Ma questa battaglia in realtà per noi, la battaglia finale è già vinta. La battaglia finale è già vinta, io sto parlando della battaglia sul piano materiale, ovviamente, è una battaglia persa. Da altri punti di vista, invece, questa battaglia è già vinta. E quindi non riesco nemmeno a capire il nemico che si ostina a portare avanti questa battaglia, perché tanto l'esito finale, non per merito nostro, e dice l'esatto contrario, che a vincere non sarà il nemico. Qui c'è grandissimo... Spero di non aver fatto confusione su questo punto. Anzi, cioè, il ruolo del nemico, in fondo, stiamo parlando del nemico diabolico, ovviamente, non certo, ci nascondiamo certo, su questo, certo. È intanto di distruggere il più possibile. Poi lui sa che ci sarà la sconfitta, lo sa, ma intanto lui vuole distruggere e portare quante più anime possibili a sé. Anche qua è inutile girarci attorno, è così. E chi non vuole credere a queste cose non creda, non siamo certo noi che potremo fare qualcosa in questo senso, ma ne siamo, almeno per parte nostra, profondamente convinti. Tant'è che io amo anche ricordare, e questo secondo me è importante, visto che abbiamo parlato di Auriti, che Giacinto Auriti stesso condusse una battaglia, certo, in solitaria quasi. Certo. Lui si vide estromesso da una facoltà che lui stesso aveva contribuito a fondare, stiamo parlando della facoltà di giurisprudenza, certo, di Teramo, certo, della quale fu anche preside. Certo. Si vide estromesso per le sue prese di posizione, gli bloccarono i corsi, gli sabotarono in qualsiasi modo le iniziative, anche, diciamo, possiamo dire, crearono problemi dal punto di vista dell'attività professionale, che peraltro stava anche andando abbastanza bene in alcuni frangenti. E Auriti diceva, senza anche lì tergiversare, io se non avessi la fede non sarei qui. Non avrei nemmeno iniziato questa battaglia. Esatto. Certo. Inutile dire, ah ma no, ma Auriti così. Auriti dice, io senza la religione, senza la mia fede non sarei qui. Punto. Quindi la preghiera, l'alzarsi al mattino e dire combatterò anche oggi questa battaglia, so che probabilmente dal punto di vista umano non ricaverò nulla, però lo faccio come testimonianza. Vedi Elia, io ho conosciuto anche docenti, questo lo posso dire, non mi interessa fare i nomi, non importa neanche, e persone che
nominalmente si sono dichiarate cristiane o cattoliche e dicevano: ah, ma noi dobbiamo portare la testimonianza. Però quando si trattava di schierarsi su certi temi, specialmente i temi etici, dicevano: ah, ma no, ma sì, ma io rispetto la libertà. In fondo il cristianesimo ha anche testimonianza nel lasciare la libertà di opinione. Allora c'è qualcosa che non va. Esempio di questo è stata la Democrazia Cristiana. No, io sono cattolico in privato, ma poi in pubblico è un'altra cosa. No, se tu sei cattolico, sei cattolico, punto. Non esistono due persone. Certo. Tu in casa o nella tua vita privata sei cattolico, poi quando rivesti il ruolo pubblico invece là ti senti, dici, io queste cose francamente non le capisco. Si chiama o prassismo o opportunismo, fare una cosa in base all'utilità e non in base al fatto che procura bene o male. Si chiama prassismo, che tradotto in termini comprensibili è opportunismo. Io, Elia, ti farei anche, siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi non procederemo ancora avanti molto, però una domanda di attualità, mi sento di fartela, se vuoi si può anche non rispondere o dire che non ci sono elementi o dire, come sai, si profilano, non dico ormai in autunno, sembra che tutto sia saltato, staremo a vedere, ma comunque per il 2018 le elezioni. E qua, Elia, alla luce di quello che sta accadendo e che probabilmente accadrà, la domanda è: con chi diavolo possiamo schierarci? È difficile? Se io ti dicessi, ti metto qua, delle apparenti alternative, dicendo: se scegli questa, perdi tu. Se scegli questa, vinco io. Se scegli questa, perdi ancora tu. Scegli liberamente. Tu cosa scegli? Qualunque cosa io dovessi scegliere, avrei perso comunque. Perfetto. Come dirò nella conferenza, tutti i partiti politici fanno parte del sistema. Io già nel 2009 dicevo: lasciate stare Grillo, lasciatelo stare. Ci sono tutta una serie di segni, come li chiamo io, che lasciano pensare realmente questo movimento da che parte sta. Quindi qualcuno che realmente e genuinamente vuol fare i nostri interessi, diciamo anche impropriamente, non ci arriva nemmeno a presentarsi alle elezioni. Perché per presentarsi alle elezioni ci vogliono quattrini, e ci vuole qualcuno che ti finanzia, e ci vuole raccogliere firme, e ci vuole che qualcuno riconosca che queste firme sono valide, eccetera, eccetera. Cioè ci sono delle procedure, oltre a bisogno di quattrini, che difficilmente possono essere superate da chi realmente vuole contrastare questo sistema. Io non vado più a votare da diversi anni. Non vado più a votare da diversi anni per tante ragioni, che in questo momento è difficile, come dire, riassumere. Intanto perché sono un antiliberalista, poi perché non credo in questa democrazia, ritengo la Costituzione un pezzo di carta, tra l'altro anche incompleto. Chi parla della Costituzione più bella del mondo forse dimentica che all'interno della Costituzione, ammesso che sia la Costituzione più bella del mondo, manca per esempio il potere monetario. Quindi le nostre democrazie nascono già deboli, nascono già, come dire, col portone aperto per far entrare chiunque ha i mezzi per entrare e decidere poi esattamente che cosa questa Repubblica deve fare e che cosa non deve fare. Quindi è nato già col tardo, sostanzialmente. Quindi io non vado a votare, mi sembra una sceneggiata veramente indecorosa arrivata a questo punto. Ma poi credo che anche le elezioni americane, adesso indipendentemente se Trump avrebbe o non avrebbe fatto ciò che aveva promesso, perché siamo abituati poi a tante promesse che vengono poi disattese, però sta di fatto che Trump o fa ciò che gli viene detto o se no addirittura rischia l'impeachment, capite? Io non so se la Le Pen avrebbe fatto esattamente ciò che diceva, cioè i miei dubbi, però sta di fatto che questo sistema, questo potere,
è in grado nell'arco di qualche mese di pigliare un personaggio oscuro, metterlo al centro della scena e fargli vincere le audizioni. Pare che ci siano stati dei brogli comunque nella prima tornata. E stupisce anche il fatto che la Le Pen non abbia, perché erano evidentissimi questi brogli. E la Le Pen, stupisce il fatto che la Le Pen non abbia denunciato questa cosa, non abbia denunciato né pubblicamente e nemmeno ovviamente alle autorità attraverso una denuncia formale o una verifica formale di questi risultati. Quindi referendum in Italia, no? Referendum, quanti ne abbiamo fatti? E poi si è fatto esattamente l'opposto. Io non credo in questa democrazia. La democrazia è solamente un paravento, è un qualcosa, è una facciata, una rappresentazione che è stata messa davanti alla gente, si fa tutto il possibile per alimentarla continuamente, questo incantesimo, questo è un altro incantesimo, per far credere che noi siamo liberi, che siamo noi a decidere, eccetera. In realtà con la democrazia si fa in modo che chi realmente manovra le cose fa esattamente quello che vuole, però dando poi la responsabilità al popolo di quello che fa. Perché dicendo siamo in democrazia, decide il popolo. Capite? È una fregatura nella fregatura. Elia, ti ringrazio e vorrei farti un'ultima domanda, la più difficile in assoluto. Visto che tu sei blogger, sei conosciuto, volevo chiedere ad Elia Menta chi sia Elia Menta. Io non sono assolutamente nessuno. E questo deve essere chiaro. Io una volta ero conosciuto, poi ho cominciato ad essere escluso anche da alcuni ex colleghi, dico ex perché non appartengo più a quel mondo. Sono stato escluso, per esempio, chi fa controinformazione non è interessato al pensiero di un cattolico, lo considerano superfluo. Un cattolico non ha niente da dire, ancora quelle cose vecchie, superate, che sto mondo è andato avanti. C'è un'evoluzione in corso, ci stiamo liberando, c'è l'era nuova che arriva, illusi. Ma quello che stupisce realmente è che appunto si ritiene il cattolico come qualcuno di vecchio, portatore di cose vecchie, già viste e superate. Questa è la cosa che più fa male. Però l'altro giorno ti raccontavo a tavola, ero al telefono con un amico, che anche con lui, tutto sommato, insomma, c'è un po' questa esclusione, però ogni tanto, insomma, ci si sente perché dice ho bisogno di un'iniezione di menta, così dice. Non la menta quella, ma menta inteso me personalmente. E allora gli ho lanciato una provocazione attraverso una domanda che è quella che ti dicevo a tavola, e in effetti ha riflettuto, dicendo però questa cosa è interessante. E magari settimana prossima ho tutto l'interesse a parlarne in maniera approfondita. Perché questi controinformatori escludono i cattolici? Perché ci trattano come se fossimo dei dementi? Qualcuno dice cristianucci. Noi, io no, perché sono una nullità, ma il cattolicesimo è portatore di un messaggio, di un vero messaggio di giustizia, anche materiale, è portatore di un modello di società che realmente mira al benessere collettivo, al bene comune. Purtroppo queste cose non si conoscono, non si conosce la storia, perché la storia è stata ampiamente manipolata. Per esempio, era la domanda provocatoria che faceva questo amico sull'Inquisizione, e lui ha dovuto riconoscere che la domanda era una domanda pertinente. Adesso non la rifacciamo perché ci porterebbe via così tanto tempo. Ecco, questa è la cosa che più mi dispiace. Dopo tanti anni di impegno nella controinformazione, quello che veramente mi è dispiaciuto è la presa di distanza di tantissime persone, come dire, Menta si è instupidito. E no, io non mi sono instupidito. E io ho capito molto di più. Forse è questo che non va bene. Quindi
Chi è meta? Io so, ripeto, non sono assolutamente nessuno, io ho una videocamerina, mi sono spostato di qua e di là per andare soprattutto a conoscere personalmente, perché a me non basta il web, io voglio conoscere personalmente le persone, parlarci, eccetera. Ecco, la cosa che negli ultimi tempi mi è un po', come dire, dispiaciuta, non altro, è proprio questa esclusione, è questa esclusione dei cattolici, come se i cattolici non avessero niente da dire. Invece penso che gli unici, e scusa qua io la dico, gli unici che forse possono dare una chiave interpretativa completa di quello che sta accadendo sono solo i cattolici. E sto parlando di cattolici veri, naturalmente, non sto parlando di modernisti, di altro, lasciamo stare nemmeno. Ecco, gli unici che possono dare, e lo dico con grande umiltà ma anche con grande fermezza, gli unici che possono dare una chiave interpretativa di questa realtà completa sono i cattolici, non ce ne sono altri. Bene Elia, ti ringrazio per questa veramente intervista pregnante, ricca di spunti personali, anche spunti che faranno riflettere certamente chi seguirà poi il canale della Scuola Filosofica di Fornace. Io ti ringrazio per essere nostro ospite qua a Fornace e per la conferenza che terrai stasera e spero naturalmente che in futuro si possa collaborare con altre interviste. Grazie mille Elia. Grazie a te.